Oggi la liturgia ci propone un brano del Vangelo di Matteo, un brano drammatico. Dice il Vangelo: uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: quanto volete darmi perché io ve lo consegni? E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Ecco il prezzo con cui viene pagato, consegnato il Signore Gesù. E questo gesto manifesta tutta la sua assurdità, perché Gesù si dona, e qui stiamo pagando un dono, è assurdo. Eppure questo avviene nella concretezza della storia, questo avviene anche all'interno della nostra vita. Quante volte i doni che Dio pone nel nostro cuore, noi li afferriamo quasi fossero nostro possesso, quasi un diritto pagato da parte nostra. E non ci rendiamo conto che invece veramente tutto è grazia, come Lui è grazia che si dona per noi, che muore e risorge per noi. Ecco, allora facciamo anche noi un dono al Signore. Sia questo il nostro modo per ringraziarlo, non per pagarlo. Sia il dono di un ascolto autentico della sua parola, sia il dono di gesti veri di carità, sia il dono di un cuore che si lascia convertire profondamente e muta radicalmente la nostra vita. Sia questo il passo che ormai ci introduce pienamente nel grande mistero del Triduo Pasquale.